C'è la luna nella seconda parte della giornata, entra nel vostro segno. Voi in questo periodo siete anche un po' annoiati, dobbiamo dire, no? Perché non accadono cose clamorose sul fronte dell'amore, dei sentimenti, e questo insomma mi mette un po' in difficoltà, no? Perché non siete entusiasti. E poi la quotidianità, la routine rischia di prendere il sopravvento in questo periodo. Ecco perché voi, amici della Bilancia, siete sempre un po' così pronti a lamentarvi, no? Per le cose che non funzionano come dovrebbero. Ma la luna, dicevo, nella seconda parte della giornata porta una ventata anche di novità, ma soprattutto di buon umore nella vostra vita. Quindi si preannuncia una seconda parte della giornata interessante proprio per le emozioni che vivrete.